Ciao a tutti amici di extremeardura.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Dopo la recensione della Razer Black Widow Chroma V2, passiamo oggi a un veloce unboxing della Razer Black Widow Tournament Edition, che si differenzia dalla sorella maggiore per il formato TKL, quindi compatto, e per l'assenza, naturalmente del tastierino numerico. È un modello che si indirizza prevalentemente ai veri videogiocatori che necessitano, delle funzioni principali e di tastiere abbastanza compatte, nonché reattive. Questa versione è dotata degli switch Razer Yellow, che sono la controparte dei CRMX Red, quindi garantiscono sicuramente prestazioni e reattività molto alte. Partendo dalla confezione, classico design Razer, colorazione nera e verde, immagine illustrativa del prodotto, le varie informazioni che sono riportate sia nella parte frontale, sia nel retro della confezione, con le differenze tra i diversi switch, Razer Green, Razer Orange e Razer Yellow. E nella parte superiore troviamo non solo le specifiche tecniche, ma anche l'adesivo che ci ricorda che adotta il layout di digitazione italiano. All'interno della confezione troveremo i ringraziamenti da parte di Razer per aver acquistato il prodotto, i classici due sticker con effetto croma e il manuale di istruzioni relativo alla tastiera. A seguire troviamo un cavo USB rivestito in treccia di tessuto di tipo removibile, dotato di classico connettore USB con inserto di colore verde a richiamare appunto lo stile Razer, e nell'altra estremità troviamo un connettore mini USB. A seguire troviamo il poggiapolsi molto morbido, molto soffice, che garantirà un'ottima ergonomia eventualmente volessimo sfruttare la versione Tournament Edition anche per scrivere dei testi. È un poggiapolsi dotato nella parte inferiore di 5 piedini in gomma di forma rettangolare, e verrà applicata la tastiera con dei magneti che sono presenti all'interno della scocca in plastica. E infine troviamo la tastiera stessa, che è la Razer Black Widow Tournament Edition Chroma V2. Come possiamo osservare, il design è il medesimo degli altri modelli della serie Black Widow, sia nuovi che passati. Il layout di digitazione è italiano e non è presente il tastierino numerico, essendo una versione TKL, che viene appunto differenziata e contrassegnata, scusate, da Razer con Tournament Edition nella sigla del modello. Troviamo come sempre la dotazione di tasti multimediali nella parte alta, che vanno dal tasto F1 a F3 e passare da F5 a F7. Il tasto F4 non viene preso in considerazione. A seguire troviamo il tasto per registrare le macro, un tasto gaming e mode, e quello per aumentare e diminuire l'intensità della retroilluminazione. Infine uno per la sospensione del computer. Come possiamo vedere, il design è davvero molto elegante grazie alla colorazione completamente di colore nero, e le dimensioni sono compatte. Nella parte inferiore troveremo una finitura lucida dove è presente il logo della Razer, e questo verrà determinato del colore che sceglieremo insieme all'effetto RGB che imposteremo tramite software di gestione Razer Synapse. Nella parte superiore possiamo osservare l'ingresso per il connettore mini USB, quindi è sicuramente una tastiera per LAN party, per tornei, che permette la possibilità di trasportarla molto agevolmente. Nella parte inferiore troviamo un adesivo con tutte le principali caratteristiche, tra cui anche il seriale della tastiera, due tastici piedini in plastica. Eventualmente non volessimo utilizzare, potremmo utilizzare quelli là in gomma che sono presenti agli estremi. Passiamo ora a dare uno sguardo agli switch meccanici, che come abbiamo detto sono dei Razer Yellow. Eccoci qui. Nella parte superiore troviamo il classico LED che fornirà un'illuminazione di tipo RGB per singolo tasto, appunto.
Con questo è tutto, non abbiamo altro da dire se non vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito come sempre per trovare ulteriori immagini, le nostre considerazioni, i nostri test e nulla. Un saluto allo staff.